costituzione ad ogni avvio di ciclo legislativo della consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati. E con la legge la Regione dovrebbe concorrere all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione, dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 48, dalla Convenzione di Ginevra del 54, dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata nel 90, la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 91, la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottato dal Consiglio d'Europa, ratificata con una legge del 94. La dichiarazione del programma d'azione adottati a Pechino dalla Conferenza Mondiale sulla Donna del 97, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000. Sempre la legge dovrebbe attuare la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata nel 2003. La risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 2004, dalla direttiva 9396/CE del Consiglio in data 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti. In realtà la legge regionale attribuisce alla consulta questi compiti: formulare proposte propedeutiche alla stesura del piano regionale che riguarda i processi dell'immigrazione, esprimere, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula quindi proposte. Può formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, collaborare con la sezione immigrazione attraverso approfondimenti e fare a Regione Liguria proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per provvedimenti per la tutela dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie. Esprime anche parere, se richiesto, su provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame delle conferenze permanenti tra i rapporti tra Stato, Regioni e le Province. Questo strumento è la rappresentanza non solo dell'assessore regionale competente in materia e quindi della Regione, ma prevede anche 12 rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati e quindi le diverse comunità, 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, un rappresentante dell'Unione Regionale Camerale, 4 dei comuni dell'ANCI, della Provincia, un rappresentante dell'UNCEM, l'Unione dei Piccoli Comuni, e quindi esperti in cooperazione internazionale e delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio che operano in una cooperazione internazionale sotto il profilo sanitario. È una legge, va applicata, voi siete molto rigorosi nell'applicazione delle leggi e quindi vi chiediamo per quali motivi in questa legislatura non è stata nominata la consulta regionale e se non ritenete di attivarvi per adempiere a un obbligo di legge. Vicepresidente Viale. Presidente, grazie al consigliere interroganti, ma non sfugge a nessuno che l'interrogazione ha una chiara connotazione di tipo politico, poi ognuno la può pensare come vuole. Ovviamente non c'entra niente l'applicazione rigorosa della legge, consigliere Rossetti. Significa riempire o meno di contenuti una consulta che anche voi avete nelle vostri 2 mandati avuto molte difficoltà a comporre, tant'è che nell'ultima delibera di istituzione di questa consulta addirittura rilevavate che c'era una tale complessità per arrivare ad avere la composizione che demandavate ad una successiva
delibera di giunta la modifica del regolamento costitutivo, proprio perché qui è un chiaro manifesto politico che avete approvato nel 2007 e che andava a attribuire ad una consulta tutta una serie di compiti che, abbiate pazienza, non ne sentiamo assolutamente la mancanza, perché gli studi, gli approfondimenti, le proposte di intervento presso il Parlamento, il Governo, sono tutte iniziative che si fanno senza avere una consulta e che non sono tra l'altro neanche di competenza delle regioni, perché come è noto le materie riguardanti l'immigrazione sono di competenza del governo. Detto questo, perché poi ovviamente mi aspetto nella replica del consigliere Rossetti una serie di slogan rivolti alla mia forza politica di appartenenza, a partire da essere razzisti e via dicendo, quindi mi siedo e poi ascolto quali argomentazioni politiche userà per questo nostro atteggiamento, ma io vado a testa alta perché tutto ciò che riguarda il rispetto dei diritti delle persone è garantito, dall'assistenza sanitaria ai diritti dei più deboli ai minori. Abbiamo partecipato a tutti i bandi FAMI, per cui Regione Liguria, per quanto riguarda tutte le politiche promosse a livello europeo col Ministero dell'Interno, ha regolarmente partecipato ottenendo contributi per quanto riguarda l'integrazione delle persone che regolarmente stanno sul nostro territorio, perché noi crediamo nell'immigrazione regolare, in un'immigrazione che sia governata da logiche che si basano sul lavoro, sullo studio, sulla possibilità di vivere essendo titolari di diritti e non essendo invece irregolari su un territorio che in base alle regole europee non può avere al proprio interno persone che non hanno titolo a stare. Quindi tutto quello che riguarda le politiche di integrazione questa regione le sta facendo, indipendentemente dall'applicazione di un articolo 7 che per voce della stessa giunta, e mi sembra che probabilmente ne faceva parte anche il consigliere Rossetti, già in sé aveva detto che era una legge fatta male, che doveva essere modificata perché aveva una sua impossibilità a lavorare nel modo come era stata organizzata nell'articolo 7. Rossetti. Sebbene sia sollecitato a cambiare tono, mantengo questo tono di serietà. E la politica c'entra poco, l'ideologia ancor meno. La consulta, ad esempio, non si occupa solo degli immigrati irregolari, quelli di cui sappiamo avete adeguatamente atteggiamenti di... Lei ha parlato di razzismo, potrei dire xenofobia o quant'altro. E in realtà la consulta, ad esempio, si occupa della tutela dei fanciulli. Ad esempio, forse lei non sa che in questo momento i richiedenti asilo, ospitati con le risorse statali, non hanno risorse per pagarsi i ticket, quindi non fanno analisi e cure, a scapito della salute pubblica dei cittadini. Questo forse le sfugge perché faccio un'interrogazione scritta. E le posso assicurare che non pagano i ticket, quindi non fanno le analisi. Se non fanno le analisi, le posso assicurare che non fanno le cure. Se non fanno le cure, si aggravano, quindi poi arrivano al pronto soccorso. Nel frattempo avevano mandato, però aveva detto che stava zitta e seduta, per una volta lo faccia così, non mi interrompo. E sulle cure non si transige. Peccato che quando noi diciamo che le cose non vanno bene, lei perde la pazienza sapendo di avere la coscienza sporca dal punto di vista della gestione, non mi fraintenda. Allora, la consulta bisognava modificarla, potevate abolirla, invece avete fatto finta di non conoscere la legge e avete fatto finta di non applicare la legge, perché avete la maggioranza per dire che a voi ascoltare quelli che si occupano di cooperazione internazionale di medicina non vi interessa, è legittimo, ma ditelo. Non aspettate la mia interrogazione per abolire questa consulta.
Questa consulta si occupa di diritti fondamentali che per molti in questo Paese sono adeguatamente violati. Addirittura al Parlamento abbiamo visto che abbiamo dovuto coprire la posizione di alcuni ministri o forse di un governo perché alcuni giudici dicevano che i diritti fondamentali erano violati. Allora, questa consulta serve non come strumento per fare politica o per fare propaganda, ma per verificare e valutare fenomeni e processi e confrontarsi con quel mondo che non ha paura dell'immigrato, anzi è così intelligente da pensare che questi processi così complessi, così articolati nella nostra società, nella nostra comunità, vadano gestiti. Allora, se lei mi dice che la vostra politica è chiudere le porte, il tema non esiste, via tutti, tranne quelli che ci restituisce, di cui Salvini non parla, la Germania, abolite questa consulta, altrimenti la costituite. E se una giunta come la mia riconosce che ci sono dei limiti e scrive che bisogna modificarla, mi consenta, non giustifica il fatto che voi non la fate. Potevate modificarla, potevate migliorarla, potevate semplificarla. Allora, qui non si tratta di darvi dei xenofobi e dei razzisti, ve lo siete dati da soli anche oggi, pensa un po'. Avete addirittura anticipato quelle cose che vi consentono poi di fare ulteriore propaganda sul cielodurismo salviniano. Quello che vi chiedo io è, se ritenete che la consulta non debba funzionare, allora cancellatela. Se ritenete che la legge vada bene, la convocate. Se ritenete che convocandola dovete modificarla, la modificate. Perché altrimenti state confermando che questo tema per voi è un tema tabù, mentre i nostri concittadini hanno straordinari bisogni e problemi. Perché la presenza di bambini stranieri nelle scuole è un tema importante e fondamentale anche per i nostri bambini e vale la pena consultarsi con chi lavora con questa situazione. Perché è sciocco dire che gli immigrati... Consigliere Rossetti, la invito a concludere. Grazie Presidente. Prego. Concludo dicendo che non ho capito cosa fa l'avvocato Viale. Applica la legge, la abolisce o fa finta che non esiste? Non ho avuto risposta, temo che sia la terza, peggio per voi, perché la legge sarebbe utile applicarla nel rispetto dei cittadini.